Oggi vedremo come realizzare delle pere lapislazzuli in pasta polimerica. Vediamo quindi l'occorrente. Per questo lavoro serviranno vari colori di pasta polimerica sul blu, pasta polimerica trasparente, dei guanti in plastica ma sono facoltativi, foglia oro, rullo macchiante la pasta, la lama e l'occorrente se vogliamo realizzare delle perle, quindi il rack per cuocerle e il tagliabiscotti per fare tutte uguali. Quindi cominciamo! Prendiamo dei pezzi di pasta, li riduciamo in pezzettini ancora più piccoli con la lama, dopodiché aggiungiamo la foglia oro. Stendiamo quindi il composto in una sfoglia di circa un paio di millimetri di spessore e realizziamo perle tutte uguali con i tagliabiscotti, dopodiché le foriamo e poi le cuociamo con il rack per circa 15-20 minuti. Una volta che sono fredde le potete scartavetrare e lucidare e quindi usare per i vostri lavori. Come sempre, se questo lavoro vi è piaciuto mettete un mi piace al video e fatelo sapere con un commento qui sotto. Inoltre iscrivetevi al canale per non perdere i vostri video. Ci vediamo quindi mercoledì prossimo, ciao a tutti!